Dobbiamo farci trovare pronti con un sistema immunitario che sia preparato ad hoc. Lavoriamo per le nostre difese immunitarie, per il nostro sistema immunitario che ci ha sempre difeso e ci ha sempre aiutato. Scusate se intervengo anche io sul tema del coronavirus, ma come dico spesso, la diffusione di un patogeno ha a che fare con le condizioni del terreno. E in questo caso il terreno siamo noi, sono le nostre condizioni di salute e soprattutto quelle del nostro sistema immunitario. Il coronavirus è un virus, diciamo, che ha sempre dato virosi, piccole epidemie o grandi epidemie di virosi da sempre. Questo in particolare ha una caratteristica di essere facilissimamente trasmissibile, ma soprattutto di poter dare delle polmoniti molto gravi. È molto più pesante per persone che hanno un sistema immunitario defedato o un sistema immunitario che ha scarse possibilità reattive. In generale, più che andiamo avanti negli anni, più siamo anziani, più il nostro sistema immunitario è meno reattivo. Ferme restando tutte le precauzioni che dobbiamo prendere per evitare il contagio, che sono state disposte e che ci vengono continuamente consigliate dagli esperti, ricordiamoci che abbiamo anche a disposizione una vasta farmacia di rimedi naturali. Esistono una serie di rimedi di tipo naturale che attivano molto le difese immunitarie. Esistono tanti modulatori, tante erbe in ogni tradizione, che sia ayurvedica, che sia cinese, che sia andina, che sia nostra. Esistono una serie di sostanze che attivano il sistema immunitario. Esistono una serie di oli essenziali che sono molto buoni come batteriostatici e come virostatici, per cui la santoreggia, il timo, il kajput, il tea tree oil che viene dall'Australia, la menzara che viene dall'India, sono tutti oli interessanti che si possono usare nell'ambiente, si possono usare anche su di sé, purché si faccia attenzione che l'olio essenziale è un pochino caustico e quindi diluirlo sempre con delle gocce di olio d'oliva in modo che anche lo strofino sulla pelle o l'ingestione di pochissime gocce non dia fastidio. Come il suolo ha bisogno di essere ricco di nutrienti per poter far crescere sane le piante, così noi abbiamo bisogno di nutrirci bene per affrontare le avversità. Dal punto di vista dell'alimentazione mi sembra fondamentale perché cibi di qualità sono ricchi di sostanze nutritive. Sostanze nutritive come la vitamina B6, come la vitamina C sono importantissime per il sistema immunitario. Un cibo di qualità che contenga tutti i sali minerali, tutti gli oligoelementi, tutte le vitamine deve nascere da un terreno sano. Oggi purtroppo c'è un cibo spazzatura che contiene molti meno elementi di qualità. Un cavolo ricco di sulforafano, un cavolo ricco di vitamina C, una rucola fresca appena colta, degli agrumi che sono agrumi degni di questo nome, ma lo stesso pane fatto da un grano che sia grano, quello effettivamente è una risorsa per il sistema immunitario. Se prima bastava un'arancia o una mela per garantire un fabbisogno di vitamina C, per esempio, adesso ce ne vogliono molti di più per fare lo stesso fabbisogno. E siccome spesso i ragazzi non ne mangiano, c'è una subcarenza e quindi anche un sistema immunitario un pochino indebolito da questo punto di vista. L'influenza normale fa centinaia di morti che passano sotto silenzio, perché è anziano, perché stava giù, ha preso l'influenza, poi si è complicato, ma in realtà l'influenza crea una serie di danni. È importante non farci prendere dal panico e organizzarci bene per affrontare il virus. Decine e decine e decine di messaggi per di persone preoccupate, non sono impanicate, ma sono sicuramente preoccupate. Siamo tutti in qualche modo in preoccupazione. I casi esistono, il contagio sarà difficile da arginare totalmente, assolutamente, però appunto è qualcosa che può dare molto 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 fastidio, ma al tempo stesso se ci trova pronti potremo superarla abbastanza agevolmente, e sperando anche di essere così pronti che nemmeno ce la prendiamo. Spero che i consigli del dottor Marotta vi siano utili. Ci possiamo organizzare senza farci prendere dal panico. Possiamo cogliere questa occasione per essere più solidali gli uni con gli altri e anche per iniziare a difendere le produzioni alimentari di qualità, perché dal cibo sano, nasce il primo passo per una buona salute. Grazie e se potete aiutatemi a far circolare questo video.